Allora, salve ragazzi, come state? Mi trovo qui a fare questo titolo, questo gameplay, ma vi spiego il perché. Paradosso sta seguendo la serie che sta facendo Sinergo, e visto che se le è spoilerato praticamente tutto questo gioco, ha chiesto a me di fare il gameplay perché io non l'ho mai giocato, eccetera, eccetera. Mi ha chiesto di fargli il gioco per poterlo pubblicare. Io sinceramente mi sono fatto già una partita per poter capire come funziona, le dinamiche del gioco, eccetera. E vi assicuro che l'unica cosa che ho capito chiaramente è che bisogna delle luci accese, perché quando le luci sono spente succedono cose brutte. Un'altra cosa che ho capito è che questo è un alfabeto che non capisco. E spero che più avanti ci sia un modo per capire questi caratteri. Allora, ho cominciato raccogliendo questo piccolo disegno e adesso accendiamo le luci, cosa importante da fare in questo gioco. Quel piccolo disegno aiuta il personaggio a dormire, come se fosse difficile dormire. Non sopporta la luce intensa e infatti se ci avviciniamo alle fonti di luce veniamo come respinti da un muro invisibile. Però una cosa ho notato, che nell'orizzonte, se trovo la giusta posizione, aspettate un attimo, si vede come una figura. Eccola, là in fondo, che si muove come una specie di corvo appollaiato sopra a un uscello con il riflesso sotto. Una cosa che ho capito è che il personaggio, per potersi addormentare, ha bisogno dei fiori. E l'unico modo per far nascere i fiori ci vuole l'acqua. Quindi, adesso ci dobbiamo mettere un po' alla ricerca. Io sinceramente, l'ho detto, ho giocato una decina di minuti. Questo, come si capisce, e ho trovato già l'acqua, quindi quello che sto facendo tecnicamente è un replay. Però questa porta non l'avevo aperta, lascia verrà dopo. Allora, ora l'interruttore è spento, quindi bisogna accenderlo. Ok, questo passaggio è stato fatto. Adesso ci dobbiamo avviare verso il punto dove possiamo raccogliere dell'acqua. Naturalmente, leggere e rileggere questi caratteri incomprensibili è una perdita di tempo per il momento. Comunque, non è detto che non possano essere utilizzati più avanti. Allora, qua ci sta l'acqua. Però per poterla raccogliere ci vuole un secchio. E quindi adesso andiamo a procurarci il secchio. Io provo a leggermi, ma niente da fare. Comunque, andando avanti nel gioco, spero che ci sia una soluzione a tutto ciò. Scusate un attimo questa porta che non l'avevo aperta. Sembra il classico comprensorio di una casa popolare, ormai in rovina. Sì, ma io mi chiedo una cosa, questo personaggio che ci fa in questa casa in rovina? Potrebbe essere un fantasma, uno spettro. Però, quando dorme, riesce a fare delle cose, quindi può essere che questo mondo è il mondo dei sogni. Lui sogna di essere qui. Beh, sinceramente non è chiaro. Comunque, il mio giro di illustrazione questa volta sarà un po' più approfondito.
Sto cercando di leggere tutto per farmi un'idea se questi caratteri hanno un significato. Ma sinceramente il significato per il momento è molto vago. Sto accendendo tutto perché prima non l'ho acceso e quindi sono rimasto fottuto. Comunque. Basterà per... No, ho sbagliato strada. Devo andare un'altra parte. Allora, adesso andiamo a prendere la prima cosa che è facile, il secchio. Come vedete, sta porta è chiusa, non si può aprire, ci vuole una chiave. Aspettate un attimo, questo è il passaggio che non si può attraversare perché è pieno di luce. A quanto pare siamo allergici alla luce, siamo dei vampiri. Ma è collegato, ok. Quindi andiamo qui a prendere queste chiavi che sono spezzate, rotte, almeno una. Ora con questa chiave dovremmo accedere a questa porta. Casino che ho fatto per capire che era questa la chiave che non avevo neanche immaginato. Ok, abbiamo aperto la porta e adesso ci procuriamo l'abominato secchio. Eccolo qua. E adesso ci andiamo a procurare l'acqua. Non mi ricordo dove stava il coso dell'acqua, non era qui. Dovrebbe essere qui. Esatto. Ok, prendiamo l'acqua e andiamo a innaffiare i fiori. Ma cazzo, mamma mia come... Mamma mia quanto fa schifo l'animazione dell'acqua che viene raccolta. Un po' cagare. Comunque andiamo avanti. Allora, se non mi sbaglio, ecco qua il punto. Buttiamo l'acqua su questi fiori. I fiori crescono. E ci favoriscono il sogno per entrare in quella dimensione unica che ci permette di proseguire nel gioco. Ok, vediamo se questa volta mi va bene. E voilà, solita scena. Allora, io devo correre veloce nella porta. Ecco la porta lì. Però visto che ci sono faccio anche un giro. Visto che è importante se posso interagire con la cosa. La parola. No, non posso rimanere fermo perché queste macchine cercano solamente di abboncarmi. Non si riesco a interagire con qualche cosa che l'unica cosa che sono riuscito a leggere è la scritta sulla porta che dice attenzione, le luci da me non accese, l'ho letta proprio. Ok. Non si riesce a fare niente. Cioè, si riesce a leggere solo quello che è evidente, ma non si può leggere quello che si può applicare. Sembra che in questa modalità l'unica cosa che possiamo fare è sfondare le cose chiuse, non possiamo leggere, non possiamo fare un cazzo. Prima più parlato, però adesso so che ho bisogno di rompere questa cosa. A me è molto intuitivo il gioco, non è che se non lo faccio solo. Ok, adesso che abbiamo sfondato, possiamo tranquillamente andare a vedere il risultato del nostro duro lavoro. Io vorrei sapere che stiamo messo di una porta chiusi. Boh, io l'avevo aperto. Forse adesso ci sta qualcosa? No, non ci sta niente.
Perché la luce non era spenta e io l'ho accesa? Sembra quasi che si resettino le cose dopo ogni sonno. No, qua non ci sta niente, non posso dormire nemmeno qua. Ok, siamo decisamente arrivati in una nuova area del gioco. Uno tecnicamente da quello che riuscirò a capire è che devo andarmene da questo palazzo. Il motivo non lo so. Di qua sicuramente non posso passare. Questi sono gli scheggiati, vediamo se si possono aprire. Questo sì. Qualcosa? Cazzo. L'unica cosa che mi salta all'occhio è 00 a 6 squadrismo. No, aspetta un attimo, 00 asterisco. Queste sono le combinazioni, vuol dire che 0, 0, l'asterisco può essere il numero dello scaffale. E infatti è il numero dello scaffale. Bene, che ci sta dentro? Sicuramente sarà 0053. E come ora si dimostrare anche in questa aperta. E altro di così. Sono una cosa che tutte queste diapositive hanno come filo conduttore disastri naturali e infatti altro disastro, una collezione di disastri. Evidentemente chi ha creato questo gioco ha una predilezione per le catastrofi. Questo è senza numero uno per cercare. Sì, buonanotte, sì, e come faccio a leggere lo storico di un giornale? Per di più un gioco in inglese. Sarà un casino tradurlo. Aspetta, vuol dire che questo è 19, sembra in ordine. Ah no, è già aperto. Oh cazzo! E vabbè, apriamo questo, vediamo che ci sta. Cazzo, questo è chiuso. È 0014. Non c'è altra soluzione. Scommetto che ci stanno altre diapositive di disastri. Almeno ci fosse qualcosa di utile che posso utilizzare. Oh! Mi è caduto pure questo. Ma che cazzo mi hanno aperto per... Ah! Impediva l'apertura della porta. Ma ci sta. Che è sto coso? Un bastone con una punta.
sarà in giro per bucare qualcosa. Vediamo un po' che ci sta. Un passaggio. Luce accesa. Ok. Ecco, abbiamo trovato il punto dove sfondare. Questo non si apre, quindi quando riuscirò a addormentare, mi ammala che devo andare a rompere. Dell'acqua. Ah, adesso ho capito che mi serve sto bastone. Vediamo un po', il secchio lo metto qua. E ora col bastone dovrei far scoprire l'acqua gentile secchio. E voilà, abbiamo l'acqua per i nostri fiorellini. Qui? No, porta chiusa, non si può accedere. Sarebbe stato troppo semplice. Questo è il percorso di là, e probabilmente questo è il percorso che dovrò fare per poter accedere a quest'area, che qua non vedo luci. L'unica sta qua, però è nella stanza qui. Ok, e ora penso che abbiamo tutti gli elementi per accedere alla seconda parte. Questo non l'avevo visto. Sì, buonanotte, vabbè, è come leggere l'arabo per me. Ok, qua ci stanno i fiorellini e adesso annaffiamo tutto. E vediamo di favorire il nostro sonno. Sì, stanno già bagnando. Ma penso che mi posso addormentare anche su questo divano, visto che me lo fa segnalare. Ok. Prepariamoci a entrare nel limbo. Allora, devo correre veloce prima che l'oscurità mi prenda. Oh, perché l'ha tutto buio? Cazzo! Maledizione! Cazzo, mi sono dimenticato l'interruttore, maledizione! Vabbè. Addio. E vaffanculo, mi sono dimenticato di attivare un interruttore. Oh no, maledizione, ho premuto un'altra volta. Non posso accedere finché non mi faccio vedere il mio. Premuto due volte il tasto del mouse invece di uscire e di alzarmi, mi sono ripiombato nel sonno. Ok, allora andiamo ad attivare l'interruttore, giusto che mi sono scordato. Pensavo che potesse essere più. Allora, questo è su, ok, attivato. Eccolo qua, ma vaffanculo, per colpa di un solo interruttore ho dovuto. Ma devo rifare un anno tutto da capo. Che palle. Sì, sembra che stavolta l'ho fatto bene. Sinceramente devi farlo, ma che stavolta non mi va proprio. E si ripiomba nell'incubo. Ok, adesso dovrebbe essere tutto a posto. Dai, corri, corri! Adesso... Rompi! E abbiamo sbloccato una nuova area. E
adesso andremo a osservare se questo nato stanco si alza. Questo gioco è un po' lineare, cioè come su un binario, non puoi far altro che andare avanti e arrivare in una palestra. Allora, qui sicuramente bisogna accedere a una nuova area, però non ci sta acqua, però c'ho già una mezza idea, quindi sono 3 musiconi. E questi sono tubi che portano l'acqua per i musiconi. Per cui, se io apro le valvole, i termosifoni dovrebbero essere inondati di acqua, ma visto che sono scassati, invece di riscaldare, probabilmente l'acqua defluirà per terra. Meglio ancora se li apro. Ne ero sicuro, ma questa è la soluzione. Il mio dubbio è uno solo però. Poi ci sono due valvole. Come faccio a capire esattamente qual è quella? Vabbè, per il momento apro tutti i termosifoni, poi dopo mi metto a giocare con le valvole per accedere l'acqua. Che a me l'acqua non si riesce. Forse è così. È così. Forse devo aprire tutti i termosifoni. Comunque. Apriamo i termosifoni e vediamo un po' cosa va a finire. Anche se a me non mi sembra di ottenere questo risultato. Comunque, questo gioco, come ho detto, è un po' troppo lineare per me. Potrebbe essere interessante se più avanti bisogna risolvere dei puzzle più difficili. Comunque, qualcosa mi dice che in questa zona ci sarà. Oh, questa porta di qui. E mo si apre. Sarebbe sempre qui. Comunque penso che sia quello il punto dove devo andare a staccare la prossima volta. Sì, ma questo penso che non lo faccio adesso. Per cui ci rivediamo nel prossimo video. Se vi è piaciuto, pollice in su, condividete e ci vediamo al canale. Ciao!